Grazie Presidente. Parto dal riassunto delle puntate precedenti. Il 31 marzo scorso intervenivo in replica al Question Time ricordando rispettivamente al Signor Ministro della Salute che eh, nelle aule dei tribunali non è possibile porre la eh, questione di fiducia. Giova ricordarlo in questo intervento per i motivi che vedremo. Intanto 47 giorni dopo siamo qui infervida e trepidante attesa di votare l'ennesima fiducia fedeli alla tabella di marcia di questo governo che ha posto in media la questione di fiducia ogni nove giorni. È un dato che oggettivamente stride con l'ampiezza del supporto parlamentare di cui questo governo gode e che determina nei fatti, se non nelle intenzioni, una sostanziale abolizione del dibattito. Ora per capirci il problema non è tanto la fiducia che verrà posta qui al Senato, perché essa è in qualche modo determinata dalle circostanze e dai tempi regolamentari. I decreti vanno convertiti ogni 60 giorni, il decreto entro 60 giorni, eh, ogni è una... sarebbe bello averne solo ogni 60 giorni. Vanno convertiti entro 60 giorni, il DL24 è andato in Gazzetta il 24 marzo, ci restano 7 giorni per convertirlo. Un ulteriore passaggio alla Camera non è nemmeno lontanamente concepibile e questo è pacifico. Il problema però è la questione di fiducia posta alla Camera, dove, visto che sono stati presi dei tempi congrui per l'esame, ci si sarebbe aspettati maggiori considerazioni delle proposte emendative parlamentari. Questa considerazione non c'è stata e ce ne dispiace, non solo perché eh, ci porta a considerare con un certo rammarico questo decreto come un'occasione perduta, ma anche perché nel frattempo, nelle aule dei tribunali, come era facile prevedere, l'impianto governativo del contrasto alla pandemia sta ricevendo pesanti censure, censure che sarebbe stato possibile evitare, almeno in alcuni casi, se si fosse prestata maggiore attenzione alle proposte parlamentari, in particolare ad alcune proposte della Lega cui il Ministro ha opposto un diniego tanto fermo quanto oggettivamente in alcuni casi incomprensibile. Faccio alcuni esempi. L'emendamento 858 della collega Boldi, che assimilava al personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso il personale sanitario che non è a diretto contatto del pubblico e dei pazienti, richiedendo quindi che per esso non venisse disposta la sospensione. Non si è voluta prendere in considerazione questa proposta razionale e in una delle aule in cui non si può ammettere la fiducia, quella del Tribunale di Padova, il 28 aprile scorso il giudice ha disposto il reintegro senza dimanzionamento di una OSS inadempiente all'obbligo vaccinale, argomentando che l'obbligo vaccinale imposto ai lavoratori in questione, cito, non appare idoneo a raggiungere lo scopo che si prefigge, quello di preservare la salute degli ospiti. Prosegue il giudice, può infatti considerarsi notorio il fatto che la persona che si è sottoposta al ciclo vaccinale può comunque contrarre il virus e contagiare gli altri. E conclude il giudice, il metodo attualmente più sicuro per impedire che un lavoratore contagi le altre persone presenti sul luogo di lavoro è invece quello di avere la ragionevole certezza che egli non sia infetto. Ragionevole certezza che, come visto, non può essere data dalla vaccinazione, bensì dalla sottoposizione periodica del lavoratore al tampone. E pertanto dispone, ha disposto il reintegro del lavoratore, sostanzialmente a condizione che egli eh, esibisse un super green pass. Che poi voglio dire, è quella cosa di cui c'è stato detto che dava la garanzia di trovarsi fra persone non contagiose, e quindi non si capisce perché lo si debba superare con provvedimenti più diciamo, incisivi nel momento in cui il problema è la garanzia di trovarsi fra persone non contagiose. Con l'emendamento 8.75 il collega Borghi aveva chiesto che venisse abrogato il demanzionamento degli insegnanti non vaccinati. La proposta non è stata accolta. In un'altra aula in cui non può essere posta la questione di fiducia, quella del Tribunale di Grosseto, la sentenza RG 203-2022 del 3 maggio 2022 ha disposto l'immediato reintegro, senza demanzionamento, di un insegnante in possesso di certificazione verde rafforzata. Non necessariamente quindi da vaccinazione. Con l'emendamento 8.60 avevamo chiesto la possibilità per il personale sospeso di riscattare i propri contributi. Emendamento, anche questo, respinto non solo, ma ho appreso poco fa da un medico che i tre mesi di preavviso per il licenziamento non possono decorrere durante il periodo di sospensione, il che significa sostanzialmente che un medico che intendesse licenziarsi per andare a fare qualcos'altro dovrebbe corrispondere una pesante penale all'azienda sanitaria presso la quale è impiegata. Quindi, anche questo. Cioè, sostanzialmente, si vuole ledere il diritto di queste persone a un'esistenza libera e dignitosa oltre la fine dell'emergenza, che comunque non giustificherebbe una simile lesione, secondo noi non l'ha mai giustificata. Ma per il resto dei loro giorni, quindi precludendo loro la possibilità di accedere a loro spese a un trattamento pensionistico adeguato. A me spiace doverlo rimarcare, ma questa cosa che è passata abbastanza sotto silenzio mi pare di una gravità inaudita. Stiamo muovendo una guerra totale, una guerra di sterminio contro chi ha ritenuto di fare una scelta in condizioni peraltro di estrema incertezza che giustificano delle titubanze. Voglio ricordare ancora una volta l'ordinanza del Consiglio di Giustizia Amministrativa. Della Sicilia che ha eh, ritenuto non manifestamente infondato un rinvio alla Corte Costituzionale perché ha argomentato, fra le varie cose, che la farmacovigilanza ha dimostrato delle serie deficienze in questo periodo e noi l'abbiamo visto anche nelle audizioni che abbiamo svolto per stessa ammissione dei responsabili. Ci sono carenze organizzative, mancanza di personale, problemi di governance. Sono stati ammessi, e proprio oggi è stata depositata da parte di diverse associazioni una eh, memoria amici curie presso la Corte costituzionale per aiutare il giudice costituzionale nel formarsi un giudizio su vari aspetti, fra cui appunto lo stato della farmacovigilanza. Ora io non capisco perché si insista con provvedimenti che sembrano animati da, da una sterile volontà punitiva sottilmente isterica che per quanto possa rivelarsi diciamo, ammantata di, ammantarsi di ottime intenzioni, si sta rivelando ogni giorno sempre più controproducente, anche perché tra l'altro contribuisce a quella carenza di personale sanitario che si è cronicizzata nella stagione dell'austerità, una stagione della quale solo la forza in cui mi onore di militare denunciò per tempo gli inconvenienti, fra cui l'inevitabile scadimento di quello che pure resta uno fra i migliori sistemi sanitari pubblici al mondo. E se tale è, dobbiamo pensare che tale sia anche e soprattutto per merito di chi ci lavora. Per tutto ringraziamento, non troviamo di meglio da fare che sottoporre questi professionisti a un trattamento discriminatorio che appare ogni giorno sempre più privo di basi scientifiche, come evidenziano nella loro narrativa alcune delle sentenze che vi ho citato. E poi c'è. Il convitato di pietra della strategia di contrasto alla pandemia, che è l'immunità naturale, un fenomeno sottoinvestigato, un fenomeno negato. I guariti sono, per dirla con le parole del mai troppo compianto Gigi Proietti, il cavaliere nero viceversa della pandemia. 15 milioni di persone alle quali sarebbe opportuno non rompere l'anima, visto che in tutta evidenza non vi è alcuna cogente necessità scientifica per farlo. Mentre vi sono sufficienti ed abbondanti evidenze scientifiche che suggeriscono di considerarli una risorsa in quanto dotati di un'immunità sostanzialmente evidente, equivalente a quella vaccinale. Noi abbiamo visto in altre latitudini la politica diventare oggetto di fiction e viceversa, ma per quanto la fantasia degli sceneggiatori sia fertile, difficilmente uno di loro. Avrebbe potuto immaginare che un simile attacco al diritto del lavoro, quel diritto saldamente scritto nel primo articolo della nostra Costituzione, sarebbe stato portato dal fondatore di articolo 1. Tutto ciò è amaramente bellissimo, ma occorre che ci disponiamo a porgli fine. Non avete voluto ascoltare noi, non potrete non ascoltare i tribunali. E non lo dico con compiacimento, lo dico con amarezza, perché mi sembra quanto mai inopportuno offrire alla magistratura una simile occasione di esercitare una supplenza nella funzione di indirizzo politico, emanando decreti palesemente lesivi di diritti costituzionalmente garantiti. Vi ho citato l'articolo 1, vi ho citato l'articolo 36 e altri ne potrei citare, ma l'ho fatto un'altra volta e non mi ripeto. Il problema di un riequilibrio fra i poteri, per essere più espliciti, il problema di una certa esondazione della magistratura già esiste. Ma se siamo noi a rompere l'argine della Costituzione, questo problema lo provochiamo noi e quindi perdiamo il diritto di lamentarcene e perdiamo la credibilità per intervenire. Con grande umiltà ma con altrettanta determinazione esorto tutti i colleghi a riflettere su questo punto. Sono sicuro che se manteniamo il ritmo unione fiducia ogni nove giorni non ci mancheranno occasioni. Per rettificare questa traiettoria. Impegniamoci insieme a non perdere queste occasioni nel reciproco, nel reciproco rispetto e per l'interesse del Paese. Grazie Presidente.